primo corso, un successo anche mediatico. La prima sfilata del carnevale, oltre ad aver fatto registrare il sold out di partecipanti, è stata largamente seguita anche durante la nostra cronaca in TV e attraverso lo streaming, con oltre 5.000 i contatti online. Fondazione Mitorai, il 23 marzo lo statuto, ad annunciarlo è stato il presidente Giani in occasione dell'intitolazione del teatro comunale al compositore Cesare Galeotti. 1 milione per i progetti PNRR, l'ente di San Micheletto ha aperto il bando per i fondi destinati alla realizzazione di 29 progetti delle amministrazioni locali per presentare al piano nazionale di ripartenza e resilienza. Estratti i gironi della Viareggio Cup, il torneo di calcio giovanile torna per la 72esima edizione che vedrà 24 squadre maschili e 8 formazioni femminili. Il presidente Palagi, questa è come se fosse l'edizione numero 1. Per lo sport, vittoria Sera Vezza, pareggio del Forte e sconfitta del Ghivi. I verdeazzurri battono 2-1 il Prato, buon pareggio del Forte in 10 contro il Fanfulla, mentre il Ghivi esce sconfitto 4-0 dalla gara casalinga contro il Forlì. Bentrovati da questa edizione di TG Versilia, dunque il giorno dopo il primo corso di carnevale che ha visto tantissima gente in passeggiate su Viale a Mare, grossa soddisfazione degli organizzatori ma anche una grossa soddisfazione per la nostra emittente che ha visto tanto seguito sia in TV che online. Riparte da Viareggio la stagione dei grandi eventi nazionali dopo 2 anni segnati dalla pandemia. L'inizio di una nuova era, così l'ha definito il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, nel dare il via al primo corso del carnevale andato in scena su Viale a Mare. Questo è un altro inizio, non è soltanto l'inizio del carnevale, ma noi ci auguriamo sia l'inizio di una nuova era, non solo per tutti noi, per il mondo, ma soprattutto per Viareggio. Ci è voluto coraggio per fare il carnevale quest'anno e tanta intraprendenza. La prima cosa che voglio fare è ringraziare coloro che ce lo hanno permesso. Tutti quanti ci hanno dato una mano perché Viareggio ripartisse e con Viareggio ripartisse la speranza. Noi oggi vogliamo che riparta la speranza. Un primo corso che ha fatto registrare il tutto esaurito per le 40.000 presenze previste, baciato da una giornata quasi primaverile e che ha riacceso l'entusiasmo per la manifestazione, che è tornata nel periodo canonico dopo le sfilate della scorsa edizione spostate a ottobre. Entusiasmo che si è rispecchiato tutto nell'intervento della Presidente Marialina Marcucci, che ha voluto ringraziare il mondo della politica e il Ministro Franceschini, che ha istituito un fondo specifico per i carnevali storici. Un successo anche dal punto di vista mediatico quello di questo primo corso, che oltre alla cronaca della sfilata andata in onda per tutte le 4 ore sulla nostra emittente, ha visto numeri importanti anche per quanto riguarda i contatti streaming sul sito di Noi TV. Sono stati infatti circa 5.000 gli utenti che si sono connessi, con un picco di connessioni contemporanee di 1.000. Una delle curiosità che emergono nella lettura dei dati è che circa 2.500 contatti sono stati effettuati da smartphone e dispositivi portatili. E adesso iniziamo il nostro consueto viaggio per scoprire le costruzioni che animano i corsi di carnevale. Cominciamo ovviamente con i carri di prima categoria. Sentiamo Massimo Mazzolini. Entusiasmo, partecipazione e tantissima gente domenica ad ammirare i carri nella prima sfilata del carnevale più bello d'Italia, quello di Viareggio. Un lungomare stracolmo di gente, locali della passeggiata con i tavoli occupati, coreografie festanti e tanta musica. Lo spettacolo ha soddisfatto appieno il pubblico che ha applaudito ripetutamente le opere in concorso. Oggi parleremo delle costruzioni di prima categoria e nei prossimi giorni presenteremo i carri piccoli, mascherati in gruppo e isolate. 9 sono i carri grandi che hanno affrontato temi di grandissima attualità e mai banali. Da Achille Lauro, interpretato da Luca Bertozzi, come nuovo re della libertà e diversità, un carro che ha attirato l'attenzione non solo dei giovani. A racconto dell'Italia malata circondata da dotti, medici e sapienti nella costruzione di Alessandro Avanzini, spunto della canzone di Bennato e dal Pinocchio di Collodi. Per Jacopo Allegrucci, nel suo carro dal titolo Il Sognatore, Don Chisciotte è il simbolo del visionario che non si arrende mai alle difficoltà della vita.
La favola della cicala e la formica, dell'antico scrittore greco Esopo, è motivo nel carro di Luigi Bonetti per affrontare i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. Mentre i fratelli Cinquini, con la collaborazione artistica di Silvia Cirri, citano il Sommo Dante per rappresentare l'uscita a rivedere le stelle dopo la pandemia. Fabrizio e Valentina Galli presentano il carro Homogeneity, una prospettiva positiva sul tema dell'abbattimento degli stereotipi femminili, ricordando che uomini e donne nascono con gli stessi diritti. Luciano Tomei, con il suo carro Il futuro, un'ipotesi, invece contrappone i drammi della nostra contemporaneità alla purezza di un bimbo che si affaccia sul mondo. Roberto Vannucci, con Manipulation, mette in guardia dai manipolatori che, attraverso la comunicazione di oggi, cercano di condizionare le masse. Ripartiamo da zero, anzi, da sotto zero, è il monito di Le Bigre Roger. Con la loro costruzione, l'uomo ha perso tempo, risorse naturali e orientamento. Cambiamo decisamente argomento, veniamo all'andamento del contagio. Secondo il bollettino regionale, nuovi contagiati sono 1316, con un tasso di positività dell'11,3%. Aumentano di 27 i ricoveri, che si portano a 1038 posti occupati, con 58 in terapia intensiva. I decessi sono stati 19, 2 in provincia di Lucca. Provincia di Lucca che vede 174 nuovi contagiati. E dopo un lungo inseguimento a piedi che è terminato con la sua cattura sulla spiaggia antistante Piazza Mazzini, il personale del commissariato di Viareggio ha tratto in arresto un 27enne originario del Marocco, sorpreso mentre spacciava nella pineta di Ponente nella nottata di domenica. Il magrebino è stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina per un totale di 20 grammi e 17 dosi di hashish per un totale di 35 grammi. Gli sono stati sequestrati anche 260 euro in contanti e un telefono cellulare che usava per le sue attività. Ci spostiamo a Lucca. La Fondazione Cassa di Risparmio ha aperto un bando per 1 milione di euro per 29 progetti da presentare al PNRR. Una progettazione veloce ed efficace può rivelarsi decisiva affinché gli enti pubblici riescano ad accedere agli attesi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio conosciuto come PNRR. In quest'ottica la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha predisposto un bando per venire incontro a un'esigenza manifestata direttamente da molte amministrazioni comunali. Sono già consultabili sul sito della Fondazione gli esiti del bando Progettazione Opere Pubbliche, grazie al quale verranno distribuite risorse per 1 milione di euro, il doppio rispetto a quanto inizialmente previsto. Anche la fase progettuale di piccole e grandi opere a favore della comunità comporta per gli enti costi spesso rilevanti. Avere progetti pronti in questa fase è una priorità irrinunciabile. Sono quindi ben 29 progetti finanziati che vanno dal contributo all'amministrazione provinciale per programmare il restauro del Palazzo Ducale, a quello accordato al comune di Altopascio per progettare una nuova palestra e poi ancora una scuola a Barga, la riqualificazione dei campi dell'acquedotto a Lucca, l'ostello della pace a Sant'Anna di Stazzema, un percorso di riqualificazione dei corsi d'acqua della zona di Massarosa a cura del consorzio di bonifica Toscana Nord. Tante idee, molte delle quali legate alla mobilità sostenibile e connessa alla possibilità di partecipare al bando del Ministero legato ai borghi storici. Adesso ci spostiamo a Pietrasanta, dove sabato sera c'è stata la grande serata al Teatro Comunale che è stato intitolato al compositore Cesare Galeotti. Le note dell'inno a Pietrasanta prima e quelle di Mameli poi hanno accompagnato sabato sera la cerimonia di scopertura della targa che ha ufficialmente conferito al Teatro di Piazza del Duomo a Pietrasanta il nome di Teatro Comunale Cesare Galeotti. Un riconoscimento, quello per l'artista pietrasantino, che giunge al termine di un lungo percorso portato a compimento dall'amministrazione comunale e dal lavoro dell'associazione musicale Diafonia. Sì, a me mi è stato presentato questa proposta che io ho accolto subito. Sono veramente stato ben felice. Una proposta che mi è arrivata tramite la consigliera da Prato, Sandra, che ringrazio. Poi tutti hanno lavorato, la Diafonia musicale, ecco, poi il capogabinetto, gli uffici culturali, cioè siamo arrivati a questa serata per inaugurare, intitolare questo teatro a questo illustre personaggio che a Pietrasanta
ha dato lustro e prestigio a Pietrasanta nel mondo, ecco, questo ci riempie di orgoglio. Galeotti non è stato in realtà dimenticato, perché la comunità culturale di Pietrasanta l'ha sempre sostenuto. Cioè questa, per esempio, questa voglia di intitolare il teatro a Galeotti non è nostra, è nata già 60-70 anni fa. Ci sono testimonianze di molte persone che si sono attivate per cercare appunto di onorare la memoria di questa persona. Ecco, da questo punto di vista, a me piace considerare questo punto d'arrivo come l'arrivo di una staffetta. All'intitolazione era presente anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che ha definito Pietrasanta come una delle capitali della cultura che contribuiscono all'identità della regione. La figura artistica di Galeotti è stata tracciata dall'intervento dello studioso Giovanni Mariani e da quelli del professor Giulio Battelli e di Mario Taiuti della sezione Versilia Storica dell'Istituto Storico Lucchese. La serata è stata intervallata da brani musicali con pianoforte e arpa interpretati da Lida Berti, Elisabetta Venturi e Linda Leo. È una grossa notizia arrivata dalla serata di intitolazione del Teatro Comunale di Pietrasanta. Il Presidente Giani ha infatti annunciato che il 23 marzo prossimo ci sarà la firma dello statuto per la Fondazione Mito Rai. È stata fissata per il 23 marzo la data per la sottoscrizione a Roma dello statuto della Fondazione Mito Rai tra la Regione Toscana e il Comune di Pietrasanta e il Ministro Dario Franceschini. Passaggio che segna la nascita di quella che sarà poi l'anima del Museo Mito Rai in fase di realizzazione a Pietrasanta. Ad annunciarlo a margine dell'intitolazione del Teatro Comunale a Cesare Galeotti, il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Io poi sono molto contento perché qui a Pietrasanta stiamo dando vita insieme al ministro Dario Franceschini a quella che sarà la fondazione per Mito Rai, e sulla realizzazione della fondazione fra Ministero, Regione e Comune di Pietrasanta si innesta la realizzazione del grande museo che avrà una prospettiva internazionale. Ormai siamo ai momenti concreti, il 23 di marzo sottoscriveremo lo statuto della fondazione a Roma con il ministro Franceschini, e quindi è un modo per alimentare quello che è il senso verso una cultura che nella città del Marzocco, che è dietro di me, del Granduca Leopoldo che è davanti a me, porta a vedere in Pietrasanta una delle città della cultura e della storia che fanno l'identità della Toscana. Una notizia del tutto inaspettata e che è arrivata a Giani a pochi minuti dal suo arrivo a Pietrasanta, tanto che gli uffici comunali non erano ancora stati avvisati da quelli ministeriali, ma che di fatto costituisce una svolta anche per quanto riguarda la realizzazione del museo. Realizzazione per la quale il Ministero ha stanziato ulteriori 3,5 milioni di euro, portando così i costi per la sua realizzazione a 8 milioni di euro. In comune a Viareggio c'è stata l'estrazione per i gironi della 72esima edizione della Viareggio Cup. Nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio si sono svolti sorteggi relativi alla 72esima edizione della Viareggio Cup al via dal 16 al 30 marzo prossimo, riservata all'under 18 per i maschi, 24 le squadre al via, e per la terza edizione della Viareggio Women's Cup 8 le formazioni presenti. Dal 17 al 25 marzo si svolgerà questa competizione riservata alla categoria primavera. I saluti della società organizzatrice del 100 giovani calciatori sono stati portati dal presidente Alessandro Palagi. Questo torneo vuole essere il torneo di ritorno e noi lo faremo a tutti i costi, sempre se il Covid ce lo permetterà, e tutte le società che vi prenderanno parte entreranno nella storia più importante del 100 giovani calciatori e del suo torneo, perché per noi vale quanto il torneo numero uno.
In rappresentanza del comune, l'assessore allo sport Rodolfo Salemi, che ha giocato con le Spele Viareggio anche il torneo, che ha annunciato che spera quanto prima di poterlo riavere nello stadio dei Pini, attualmente chiuso in attesa dei lavori che potrebbero prendere il via quest'estate dopo l'aggiudicazione della gara che il comune effettuerà. I saluti da parte della FIGC, sia nazionale con il presidente Gravina che quello regionale di Mangini, sono stati portati dal delegato FIGC provinciale Eugenio Dinelli, che ha augurato ovviamente un buon torneo e bentornato a nome appunto della FIGC, che hanno ribadito sarà sempre vicina al torneo di Viareggio. Chiudiamo con una doverosa precisazione, una doverosa rettifica in merito al servizio andato in onda il 16 febbraio scorso riguardo l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato i macchinari di un'autofficina abusiva. Durante il servizio appunto si sono intraviste le immagini dell'ingresso di un'altra autofficina della zona delle Bocchette, la tele dell'auto ovviamente totalmente strana ai fatti di cronaca riportati. Ci scusiamo ovviamente con i titolari per il malinteso che si è venuto a creare. Con questo si chiude la prima parte di TG Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG Versilia, apertura dedicata al calcio in Serie D. La domenica appena trascorsa ha visto il buon pareggio del Real Forte Querceta contro il Fanfulla, la vittoria del Seravezza contro il Prato e purtroppo la sconfitta in casa del Ghiviborgo contro il Forlì. Il Real Forte Querceta ha pareggiato 1-1 a Lodi contro il Fanfulla, che è passato in vantaggio all'ottavo del primo tempo con Ballà. La squadra versiliese è pervenuta poi al pareggio con Pietro Pegollo al 38esimo del secondo tempo. È un Real dalle mille risorse, in 10 uomini infatti ha ciuffato il pareggio. Era stato espulso Cintò, il quarto cartellino rosso in stagione per il difensore del Real Forte, al 13esimo del secondo tempo, che avrebbe potuto creare problemi ai ragazzi di Vitaliano Bonuccelli, che però non si sono disuniti ed hanno portato a casa certamente un punto prezioso. Bel colpo della Seravezza Puzzi, che ha superato il Prato al buon riposo 2-1. Sono i Lanieri che sbloccano comunque con Angeli il risultato al 7esimo del secondo tempo, il pareggio del bomber Lorenzo Benedetti al 32esimo della ripresa e il gol che vale 3 punti, porta la firma di Mariotti al 43esimo della ripresa. Spettacolare rimonta da parte dei ragazzi di Massimiliano Incerti. Una considerazione statistica: il gol della vittoria è arrivato dalla panchina, infatti Mariotti è subentrato a Sceu. Brutta sconfitta interna del Ghiviborgo con il Forlì 4-0, scatenato Manuel Pera, autore di una doppietta, segna al 15esimo la rete del vantaggio, poi quella del raddoppio su rigore al 46esimo, sfortunato il Ghiviborgo che colpisce un incrocio dei pali. Al terzo gol di Raggi la squadra chiaramente si demoralizza al 31esimo del secondo tempo e poi arriva il 4-0 di Gertos al 36esimo. Un Forlì senza pietà, inflitto un poker alla squadra di Walter Vangioni, che dovrà trovare subito la forza di una pronta reazione. Occupiamoci adesso di hockey, perché nel posticipo di campionato in Serie A1 il Forte dei Marmi esce da una bella vittoria contro il Correggio. Nell'unico posticipo domenicale della Serie 1 di hockey su pista, il Forte dei Marmi si è imposto con fermezza sul parquet del Palapietri per 7-3 sul Correggio, che ha tenuto testa all'ambiziosa squadra versiliese solo nel primo tempo con il parziale di 2-1, poi subisce prima il ritorno e poi il sopparso con la doppietta del catalano Gual per il 2-3. Nella ripresa la tripletta dell'azzurro Domenico Illuzzi fa volare il rosso-blu sul 7-3, sommando anche la rete di Maremmani. Con questa vittoria i versiliesi superano il Folloni, che ha fermato sul pareggio nel derbissimo con il Grosseto, portandosi ad un punto dalla seconda posizione. I rossoblu saranno impegnati mercoledì a Matera, mentre le dirette avversarie saranno impegnate a Sandrigo per il Folloni, che nello scontro diretto tra Bassano e Lodi, mentre il Trissino sarà di scena a Monza. Trissino che ha perso a Sarzana 6-4, la prima sconfitta dopo
16 risultati utili tutti di vittoria nella Serie A2, successo del CCC Viareggio sul Prato per 9-6, perde a Castiglione la rotellistica Camaiore 3-2, pareggio 6-6 tra Forte dei Marmi e Castiglione. Nel posticipo la capolista Sarzana ha superato il Giovinazzo per 7-3. Bene, termina qua anche la pagina sportiva di TG Novosibirsk, tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Novosibirsk, non ci sono ulteriori aggiornamenti, mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.